Ciao ragazzi, volete sapere cosa c'è qua dentro? Venite con me che andiamo a scoprirlo insieme. Passiamo alla rimozione dello scotch. Ed ecco qua il nuovo allestimento estetico per la sfiga, appunto questo qua è un cookie 186X e adesso passeremo al montaggio. Allora ragazzi, l'abbiamo appena montato. Cosa ho fatto poi? Con il pennarello appunto ho segnato dove ci sono i fori dell'altro fianchetto precedente. Dopodiché passeremo appunto col trapano a cercare di rifare i fori e dopodiché si rimetteranno gli stessi bulloni, appunto questi qua che sono stati smontati da quello precedente, e dopo rimane attaccato. Adesso passiamo appunto alla foratura. Ricordatevi raga di indossare la mascherina, perché appunto la vetroresina è pericolosa, soprattutto se ve la ispirate o se vi finisce nell'occhio, quindi mascherina e occhiali da sole. Guardate che perfezione, abbiamo sbandonato un po', però perfetta. Volevo farvi vedere appunto questo dettaglino stupendo. Guardate la linea, siete pronti? Swag perfezione ragazzi, fotonico. Ragazzi, siamo tornati appunto con un piccolo aiutino da Fabio e Luca, perché appunto il kit è veramente difficile, sta diventando un'impresa e quindi cominceremo a installarlo, e con sei mani è meglio che due. Come avete potuto vedere, è stato difficilissimo cercare di far fittare tutti i pezzi. Comunque più o meno ce l'abbiamo fatta. Adesso partiamo con un po' di colla per riuscire a fissare il fianchetto posteriore. Dopodiché cercheremo di fissare la minigonna e così via con tutto il resto del kit. Sarà un lavoraccio ragazzi, quindi credete in noi, grazie. We'll be right back.
Ed eccoci arrivati alla fine. La macchina è stato un parto veramente difficile da andare avanti. Me ne sono occupato da solo e perché infine i ragazzi non sono più riusciti e allora ho deciso di occuparmene da solo. Sono riuscito a finirla e è stato molto difficile soprattutto ad adattare le cose perché il kit appunto non è nato proprio perfetto per questa tipologia di macchina qua. E quindi è stato tutto un taglia, incolla, sagoma e questo in poche parole è quello che è venuto fuori. La parte più difficile è stata appunto il paraurti davanti, perché non avendo dei fissaggi, perché non è stato appunto pensato troppo bene per questa macchina, ho dovuto adattarci delle staffe per riuscire a farlo fittare intanto con il cofano e soprattutto per farlo star su. Dopodiché, a lato del paraurti, come vedrete adesso, ci saranno dei pezzettini per riuscire a continuarlo. Quello è stato difficile perché ho dovuto metterci dei rivetti e delle viti interne con anche un po' di colla per riuscire a tenerlo attaccato bene. Anche un'altra cosa è stata abbastanza complessa, cioè la minigonna, perché stesso motivo del paraurti davanti è sempre suddivisa. Quindi anche lì ho dovuto metterci una staffa sotto con quattro bulloni per riuscire a tenerla attaccata e dopodiché dei rivetti dietro, un rivetto davanti e delle viti comunque sotto per riuscire a tenerla fissa. Un'altra cosa che è stata fatta. Abbiamo sverniciato i finestrini dietro che erano stati verniciati a bomboletta, quindi abbiamo rimosso il colore per riuscire a renderla un attimo vivibile. E come magari avete già visto su Instagram, appunto, abbiamo aggiunto anche gli interni, compreso il Devio Luci. Dato che avevano staccato tutto per riuscire a metterci lo stacco rapido della batteria e accensione dei fanali a pulsanti, con il Devio Luci i fari finalmente sono ritornati a funzionare giusto. Avete visto un po' di dettagli, nel prossimo video vedrete sicuramente tantissime altre novità e cambiamenti sulla macchina. Per adesso il video è concluso, quindi ragazzi iscrivetevi al canale, condivideteci e soprattutto attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui nostri contenuti. Grazie raga, alla prossima, sempre con Di Traverso. Gang gang.